One that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su Minecraft in Hardcore. E ragazzi, finalmente in privato mi sono andato a completare tutte le mura. Adesso ce le andiamo a vedere ragazzi, perché adesso ci ritroviamo in uno spazio totalmente protetto dallo spawn. E qua mi sono dimenticato invece, no, attenzione, non ho completato ancora tutto. Wow, pensavo di aver finito tutto e poi boh, le ringhiere non le abbiamo finite. Vabbè, ce le facciamo giusto un attimo. Ragazzi, questo è un video innovativissimo, innovativo. Vediamo un po' come l'avevo fatto di qua. Ah, così, vabbè. Ragazzi, oh, sono dovuto entrare qui dentro, ragazzi. Tutto chiuso, perché sopra avevamo chiuso. Qua non c'era ancora nulla. Dovevo mettere le scale, dovevo aprire, dovevo fare le porte. E indovinate cosa succede? Sono attaccato da non so quanti mob. Quanti ce n'erano, ragazzi? Veramente un grandissimo numero. Intanto è così, perfetto. Ok, andiamo un attimo a concludere. Vi faccio vedere anche dall'alto poi cosa abbiamo fatto. Ovviamente tutte e quattro le parti è simmetrico. E direi che il resto ce lo completiamo più avanti delle nostre mura. Adesso vogliamo andare un po' in avventura. L'avevamo detto e lo vogliamo fare. Come vedete non spawnerà mai nessuno, anche qui sopra mai nessuno. Poi se guardiamo ad esempio giù, li vediamo i mob. Ok, c'è uno zombie, ci sta, non vedo nessuno. Ah no, sì, laggiù uno scheletro, poi varie pecorelle. Vabbè, quindi non ci interessano gli slime. Vediamo di cadere giù. Poi cosa abbiamo? Altro zombie. Vabbè, tutti i mob che solitamente ci sono. Ok, lì uno scheletro. Perfetto, noi da qua sopra possiamo scendere automaticamente giù. Basta stare in un qualunque lato. E direi ragazzi che finalmente abbiamo fatto qualcosa di strabellissimo. Poi all'interno ragazzi, per il momento è ancora spoglio quello che abbiamo fatto. Ovvero c'è giusto la miniera. E vabbè, poi ci faremo altre cose da questa parte e quella parte. Vedremo un po'. Stavo pensando ragazzi di andare in esplorazione. Almeno abbiamo detto che dobbiamo andare in esplorazione e ci andremo. Però il problema è dove andare. Vediamo, da questa parte abbiamo la super montagnozza, quindi sarà tutto il bioma dell'invernale. Da quella parte sembra forse una giungla, non ho capito bene. Sembra tutto bello verde, verde verde, bellissimo, ma non si capisce. Da questa parte mare e forse qualche isola potremmo andare a trovare. Intanto wow, un Enderman. E vabbè ragazzi, dove possiamo andare? Dove possiamo andare? Dobbiamo evitare anche di morire. Intanto in questi video, vabbè, non sto uccidendo nessuno, lo so, non abbiamo fatto i 5 mob. Quindi dobbiamo impegnarci in questa serie, in questo periodo, ad abbatterne tantissimi ragazzi. Lo so, mi sono dimenticato. Dicevo anche, abbattiamo 5 mob, boom, mi sono dimenticato al fine episodio. Vabbè ragazzi, ve lo prometto, ne ammazzeremo molti di più. A parte che io in privato me ne sono fatti già parecchi. Ok, facciamo così intanto. Vabbè, lo spiccon house questo è morto, facciamo così. Mi serve un po' di roba nuova, perché se dobbiamo andare fuori dobbiamo andare belli sistemati, perché prima cosa dobbiamo lasciare a casa parecchie cose. Ok, una cesta un po' più libera, però quando dico libera è libera. Ok, tutta questa roba va posata. Ah, finalmente questa cesta mi piace di più. Le torce non ci servono. Questo no, una crafting table ce la portiamo. Stivali d'oro, gambiera d'oro. No, ci facciamo l'armatura tutta da capo. Quindi questo possiamo, pure questo, anche questo. Delle asce in pietra potrebbero servirci. Il piccone, ovvio. Vediamo, facciamo, mettiamo un po' di ordine. Però dobbiamo rifarci un po' di cose. E un po', intanto la crafting la togliamo. Mettiamo le torce qua, materiali qui. Perfetto, dobbiamo però farci un paio di cosucce. Intanto andiamo a prendere tutti i lingottozzi di ferro che abbiamo. Ci riandiamo a fare la nostra bellissima armatura da capo. Poi l'armatura quella là perfetta ce la facciamo in diamante ovviamente. Però ne dobbiamo trovare di più perché ne abbiamo solo 19 al momento grezzi. Poi facciamo questo. Intanto non vi preoccupate, di ferro ne abbiamo parecchio. Dobbiamo solamente cuocerlo. Perché guardate, qua abbiamo uno stack.
qua 53, poi da quest'altra parte uno stacco, due stack, due stack e mezzo, quindi di ferro ne abbiamo qua addirittura 52 più uno stack, quindi di ferro ce n'è veramente tantissimo, qua 0. Ok, questo qua lo posiamo, ci andiamo a mettere la nostra bellissima armatura, posiamo tutta questa roba che non ci serve, poi ci prendiamo un arco che avevo aggiustato per buona parte, magari lo andiamo a mettere qua, ci prendiamo delle frecce che tengo casualmente un po' a destra e a sinistra, ok, 30 frecce, 19, 49, non so quante ne userò effettivamente. 36 frecce, vabbè, niente, dai, 49 bastano, anche se non credo di usarne tante. Abbiamo bisogno di cibo, quindi entriamo qua dentro, facciamo in questo modo, perché questo è la bellezza di avere una farm sempre ricca, perché naturalmente non vado mai a prendere la roba, allora è sempre già tutto cresciuto. Ok, noi prendiamo tutto così, anche dall'altra parte, andiamo un po' papà. Partiamo, ragazzi, obiettivo più che altro in questo momento è trovare un villaggio. Sì, ci serve il villaggio per le patate e le carote, quindi dobbiamo andare dove spostarci. Però io non volevo tipo visitare qualche isola, però non volevo allontanarmi troppo da casa per paura di perdermi. Infatti mo mi segnerò, cioè appena finiamo qui, andiamo un pochino a parte che volevo prendere altro cibo, non limitarmi a questo. Infatti usciamo, andiamo anche nell'altra farm. Oh, attenzione, oh, ok. Ah, chiudi. Andiamo anche dall'altra parte, ci andiamo a prendere il cibo di là. Ci segniamo le coordinate di casa, così alla fine potremo tornare a casa prima o poi. Ok, distruggi tutto, distruggi, distruggi. Effettivamente 36 panini potevano bastarci, forse potevano bastarci, però noi ci prendiamo il più possibile, perché non sapremo quando torniamo a casa. Adesso non sappiamo quando torniamo, perché il mio obiettivo era anche farci un bel po' di livelli, quindi dobbiamo combattere non poco, non poco si combatte. Ok, abbiamo anche i giusti materiali per andarci, anche se tutto in pietra, però stiamo messi bene. Ok, direi che adesso possiamo quasi partire. Ah, dobbiamo farci ovviamente la spada nuova. Attenzione, sì, la spada nuova, questa qua è rotta. Vediamo un po', scendiamo giù. Posiamo i semi che non ci servono, tipo qui e qui, perfetto. Abbiamo un bel po' di panini da fare, vediamo qua, questo, poi questo e poi così. Vediamo un po' quanti ce ne vengono. Adesso abbiamo 66 panini, che non sono per niente pochi, anzi sono abbastanza. Qua ci prendiamo due bei lingotti e ci andiamo a fare la nostra spada in ferro. Ok, ce l'ho un po' di legna. Ok, ah sì, abbiamo giusto qualche bastoncino da questa parte. Ok, io direi che siamo pronti per partire, ragazzi. Ok, vogliamo andare a dormire magari prima di partire. Intanto mangiamo le nostre pagnotte. Ok, questo intanto possiamo metterlo da questa parte. E ragazzi, io direi di partire. Di partire, ci dirigiamo però da quale parte? Andiamo un po', andiamo a ricontrollare. Saliamo, saliamo, saliamo. Ok, mettiamo un attimo, mi voglio segnare i waypoint, ragazzi. Vediamo un pochino. Penna. Perfetto, dov'è XY? Ah, eccolo qua, vediamo un po'. Ok, questa è l'altezza, quindi perfetto, quindi meno 93 78 e 200. Ok, facciamo 276. Ok, adesso sappiamo casa nostra dov'è, quindi sapendo casa nostra dov'è, siamo sicuri che riusciremo a tornare a casa. Ce la faremo prima o poi, perché sono sicuro che ci perderemo, perché effettivamente il sole non sappiamo dov'è. Dovremo seguire il vento, e il vento dirige verso di là. Vediamo un pochino. Ok, verso là. Però io non voglio andare verso là, questo è il problema. Ok, ci possiamo dirigere, direi, verso il bioma invernale, sì. Ok, quindi quella sarà la nostra direzione, quindi ce ne usciamo da quella parte. Ok,
Intanto noi abbiamo reso strasicuro le nostre mura. Qui all'interno mai nessuno suonerà, non troveremo mai nessuno. Completeremo al ritorno. Intanto il nostro ritorno dovrà essere minimo 40 livelli. Ok, qua rimaniamo aperto. Ok, inizia la nostra avventura. Parabam, parabam. Cerchiamo di andare sempre dritto, ragazzi, il più possibile, perché effettivamente non abbiamo torri di avvistamento, quindi diciamo quelle alte che uno dice vabbè, prima o poi la vedrai. No, non vedremo niente. Vediamo di perderci. E intanto attraversiamo la palude. Mamma mia, ragazzi, il nostro primo video in avventura. Ho anche un po' paura, ragazzi. Ho paura di rischiare la morte. Vabbè, noi proseguiamo. Vediamo cosa siamo capaci di fare, ragazzi. Io lo so, possiamo farcela. Oh, della clay, importantissima la clay. Sì, possiamo farci tante cose belle. Ok, vediamo un po'. Obiettivo, trovare villaggio. Poi, per almeno per la prima cosa. Ok, vediamo un pochino. Non vedo mob, perché comunque è giorno. Ok, mamma mia, cioè, ci stiamo allontanando. Tanto per costruirle che poi ce ne andiamo via. Oh, 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 attenzione. Wow, ragazzi, non fateci caso, un po' di lag. Sì, perché ho aumentato a 26 chunk di caricamento. Quindi ne stiamo caricando 26 adesso, non più 24. Infatti mi ha calato un po' i FPS, perché ha bisogno comunque di caricarsi. Gli alberelli belli, quella bianchi, che danno il legno che piace a me. Vabbè, per il momento non è che ho intenzione di prenderli. Ok, proseguiamo sempre da questa parte. Ok, già non si vede più casa nostra, ragazzi, già non si vede più. Vabbè, noi cerchiamo di andare sempre dritto. Abbiamo un bel po' di cavalli in zona. Perfetto. Quindi poi ce ne possiamo prendere anche uno. Con lo zucchero possiamo prenderli. Vediamo un po' che ci sono. Qua c'è il bioma della prateria. Sì, però non puoi farmi ste laggate ogni 5 secondi, eh. Oh, questo che cos'è? Attenzione. Rosario. Perché ho detto rosario? È un nome rosario. Quello è rosario. Ovvero dove sono le rose. Un coniglio. Muori coniglio. Muori Oh, coniglio. Oh, non fare il cattivo. Che mi droppi niente. Perché non droppi niente? Ok, siamo arrivati alla prateria. Era molto meglio costruire qua le nostre bellissime mura. Non c'era praticamente nulla da togliere qui in zona. Cosa c'è da togliere? Voglio capire. Cosa c'è da spianare? No, noi dobbiamo spianare dove è difficile. Intanto non fateci caso, il tanto lag sta caricando tutti i chunk. E colpa mia che ne ho messi 26, era meglio 24. Infatti, secondo me è meglio riscendere. Impostazioni video. 24. FPS massimi. No, 120, sì. Fatto. Fanno il gioco. Ok, adesso non dovrebbe mai più succedere. Ok, intanto noi ci spostiamo lentamente. Vediamo un po'. Dobbiamo trovare un villaggio. Qua siamo ancora in piena prateria. Da questa parte stiamo cercando sia la giungla, quindi vi ricordo, giungla, villaggio. Tanto guardate questi alberi, cioè sono grandi, cioè sono doppi. Guardate quanto sono grossi. Ma sono quelli che... no, legno di quercia scura, quindi questa è una quercia. Wow, ok. Andiamo ad abbatterla, ma ci prendiamo un po' di legno. Intanto questa brutta pioggerellona non ci piace per niente. A parte che non sto spawnando niente. Solitamente però quando è così dovrebbero spawnare. Ok, guardate intanto quanta cacchio di legna che stiamo trovando. Non poca sicuramente. Quindi far crescere un bel po' di querce non è proprio una cattiva idea, eh? Ok, intanto almeno una quercia ce la battiamo il più possibile. Non voglio rimanerla così come la vediamo adesso, con ancora un paio di ramoscell in zona. Quindi cerchiamo di abbatterla totalmente. Ok, magari se faccio tipo così. Ok, già molto meglio. Ok, 1, 2, vediamo un po' quanti ne potrà mai avere. Cerchiamo anche di recuperare gli alberelli. Magari poi ce li coltiviamo all'interno delle nostre mura. Togliamo quegli alberelli classici che abbiamo visto, che servono a poco e niente. Vediamo un po'. L'alberello io l'ho visto che cadeva. Sì, c'era. Ho visto che cadeva. Bah, è scomparso, raga. È scomparso. Ci sono altri alberelli? Sembrerebbe di... no.
Vabbè, noi ce ne andiamo. Abbiamo recuperato anche un po' di legna, che non fa sicuramente male. Spero che non ci stiamo perdendo. Vabbè, abbiamo le coordinate. Andiamo un po' anche a disperderci a questo punto. Vabbè, lo so, prima o poi troveremo magari di giorno. Ah, intanto mi sono dimenticato di fare un letto. Eh sì. Quindi mi sono dimenticato di uccidere un paio di pecorelle. Fa nulla, fa nulla. Cercheremo di fare del nostro meglio. L'importante attualmente è trovare un bel villaggio. Dove possiamo trovare un villaggio? Un bel villaggio. Vabbè, si trovano un po' ovunque. Se troviamo un deserto non è male. Sì, c'è tanta roba da trovare. Oh, materiali, attenzione. Vabbè, noi ce li pappiamo un po' questi materiali, tipo il ferro, perché ci servirà sicuramente. Ci prendiamo anche un po' di carbone, perché non ne abbiamo. È vero, ne abbiamo in quantità industriale a casa, ma adesso non ce ne siamo portati neanche un pochino. Ok, giusto in caso dovessimo cuocere qualcosa, ce lo prendiamo. Ta ta ta, vai, vieni, 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 vieni qua, vieni qua. Ma non ti dico niente, vieni, 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 ti voglio bene anche io. Però non proprio tanto, è giusto un pochino da portare insieme. Ma vabbè, sì, prendiamocelo tutto quanto, che ci interessa, il carbone serve. Serve, che lo troviamo in quantità industriali e ci scocciamo, questo è il problema. Noi giocatori di Minecraft ci scocciamo di trovare tanto carbone. Cioè, serve il carbone? Ne troviamo in quantità industriali. Ma noi in quantità industriali non è che ne vogliamo subito. Cioè, ci bastavano anche 4-5 pezzi. Non ogni volta che lo troviamo 44.000 pezzi. Ok, intanto noi camminiamo. Mi sono perso, perché non so se effettivamente se vado dritto troviamo casa, eh? Questo è il problema. Ok, ho un fungo. Possiamo distruggerlo. È un fungo, scusa. Sì, dovrebbe per forza essere un fungo. Possiamo anche annientarlo, così ci prendiamo tanti funghetti rossi, che non sono malaccio, eh. Ok, intanto noi stiamo sempre aspettando la notte, ovviamente. Vai, 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 righto. Oh, non affondare, non affondare. No, 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 vai, vai. Ok, comunque sì, ho un bel funghetto rosso. Questo qua, naturalmente, se lo andiamo a distruggere pezzo per pezzo, ci può droppare i funghetti rossi piccolini, che poi con quelli là marroni ci facciamo le zuppette. Che danno anche parecchia vita, attenzione. Mettete una ciotola, un funghetto rosso sopra, un funghetto marrone, e vi siete fatti un bel po' di roba. Ok, sì, un cibo, perché mi pare o da 3 coscette o 4 coscette, quindi stiamo parlando di parecchia roba. Ok, intanto la nostra avventura non è ancora bella movimentata, intanto facciamoci strada a metodo nostro. Ok, sì, tutta la scaletta naturale. Ok, non date fastidio. Papapà. Oh no, la ghiaia non mi piace. Scaliamo questa specie di montagnozzo. Qua sicuramente abbiamo un bel po' di cobblestone da prendere. Qua, se veniamo a scavare qua, non sarebbe stato poi così male per la roba che ci serve. Ok, intanto saliamo. Ok, vediamo un po', da quella parte ci sono tanti alberelli, ma non gli alberelli. Oh, neve, neve, neve! Ragazzi, abbiamo raggiunto la neve. Mamma mia, che bello, ragazzi, che bello. La neve, abbiamo raggiunto la neve. Che sono, coniglietti neri? Ciao, coniglietto. Porti sfortuna, no. Ok, siamo in un punto alto. Se ce ne andiamo a guardare, intanto, pioggia, pioggia, neve, pioggia, neve, pioggia, neve. Ok, da questo punto non si vede granché, ovvero non si capisce se c'è un villaggio in zona. Sicuramente qua continuiamo in un bioma di neve, mentre qua si continua con un bioma un po' più tranquillo. Non so se andare adesso a girare di qua. Abbiamo le coordinate, quindi prima o poi troveremo casa. Intanto possiamo raccogliere un bel po' di neve. Vediamo un po' con... no, così? Vabbè. Magari anche a mani nude a questo punto. Droppa, scusa. Come no? Ah, ma no, noi abbiamo bisogno proprio di... come si chiama? Se faccio con la pala? Ah, sì, con la pala me li dà. Ok, sì, stavo cercando di capire come si prendesse. Perfetto, naturalmente noi con le pale di neve ci possiamo fare poi i cubi di neve. E ce li andiamo a fare anche, direi, subito. Ok, e poi possiamo fare tante cose belle. Ci servirebbe della zucca, ragazzi. Perché con la zucca poi possiamo fare una bella cosa. A parte la zucca mi serve per fare altre cose. Quindi dobbiamo trovare anche la zucca. Vabbè,
quindi ci sono tante cose da fare, ragazzi, tantissime cose. Ok, vediamo un po' da questa parte. Ok, qua c'è dell'acqua per scendere in modo molto più veloce. Sì, mi sto spostando a dire mi disperdo, lo so, non dovete dirlo, lo so. Intanto si sta facendo notte, direi di mangiare. E adesso si combatte, ragazzi, si combatte. Vediamo un po', adesso dobbiamo fare tantissima attenzione perché noi non abbiamo più una riparazione. E troveremo mob a destra e a sinistra. Non so come scappare in questo momento, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ma veramente tantissima, ragazzi. Ok, ho effettivamente un po' paura adesso. Ok, però un villaggio posso trovarlo, ce la posso fare, vero? Dai, uno solo, uno solo. Ok, qua c'è uno zombie. Mori, 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 mori. Perfetto. Ok, primo mob. Cerchiamo di farne tantissimi, ragazzi, eh. Quindi questa è tutta avventura. Quindi se non li becchiamo adesso dobbiamo essere anche un po' sfortunati. Vediamo un po', voglio farmi meno male possibile, se è una cosa possibile. Noi ci dirigiamo, non so perché, da questa parte. Una witch, ragazzi, ce la posso fare però. Ce la posso fare, anche se è bella pericolosa. Mori, 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 mori. No, 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 no. Ok, mamma mia, ragazzi, che fortuna. Che fortuna, che ci ha droppato però. Dello zucchero e della glowstone. Va bene. Oh, ciao amico mio, vieni qua. Ti voglio bene anche io. No, non scendere giù perché poi devo scendere anche io. E non sapendo come risalire ti devo uccidere poi. Ok, continuiamo, continuiamo, ragazzi. Ce la faremo a trovare un villaggio? Io dico di no, ragazzi, no. Troppo complicato, troppo complicato. Mi serviva anche un bel letto, perché comunque dobbiamo riposare. Sì, perché naturalmente voglio trovare casa in piena tranquillità, perché non è così facile trovare casa. È vero con le coordinate, ma diventeremo scemi nel momento di trovarla, non vi preoccupate. Oh, vogliamo fare un piccolo danno? Vediamo un po'. Yes, sì, ragazzi, abbiamo fatto un laghetto. Ok, magari ce lo ricorderemo. Intanto un buco. Poi, ah, da quella parte abbiamo perso una pala. Ne ho un'altra. Perfetto, non abbiamo più pale. Non me ne sono reso conto. Ok, continuiamo. Ragazzi, stiamo andando un po' così avanti, non riusciamo a capire perché. Poi naturalmente se troviamo il villaggio dobbiamo fare anche un ponte, che un passaggio comunque che ci colleghi. Diciamo quello più comodo sarebbe tra il Nether. Entriamo nel Nether, facciamo il portale. Oh, ciao amico mio! No, non esplodere, non esplodere, muori. Scheletro, scheletro, muori, muori. Perfetto, altro scheletro. Mamma mia, siamo fortissimi, siamo troppo forti. Perfetto, andiamo avanti. Intanto non vorrei usare più questa spada, ma sostituiamola perché ho paura che si rompa. Oh, oh, tensione. Oh, canne da zucchero, quelle mi servono. Quelle mi servono. Andiamo un secondo a prenderle. Comunque siamo arrivati a un punto un po' brutto, perché qua è finito e ci dà un po' troppa acqua in zona. Oh, acqua, Enderman. Canne da zucchero mi servono. Ok, quindi queste sono da coltivare. Ce le prendiamo subitissimo. Perfetto, grazie. E ci dirigiamo, adesso c'è Enderman, non voglio darti fastidio. Ci dirigiamo magari da questa parte. Sì, sto andando un po' a casaccia. Abbiamo perso tutto effettivamente. Abbiamo perso tutto quella che era casa nostra. Ok, sì, in acqua siamo lenti, però non so, sono entrato in acqua perché così mi diceva la testa. Ok, dai, cerca di fare qualcosa. Intanto mangiamo anche, perché siamo messi malaccio. Per fortuna ci siamo portati un bel po' di roba. Magari ci facciamo una casetta qui in zona anche, eh? Un piccolo rifugio. Abbiamo un bel po' di maialetti qua. Poi dobbiamo vedere effettivamente casa nostra dove farla. Lì abbiamo uno scheletro. Non ci voglio andare perché passando per l'acqua ci fanno fuori. Oh, attenzione, attenzione. Chi è? È un zombie quello? Ok, zombie, 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 zombie. Oh, zombie! E tu non zombie, ti ho detto zombie, cioè in senso zombie. Invece no, tu sei stato fermo tutto il momento, cioè tutto il momento, eh. Cioè io voglio pur giocare con te, ma se stai fermo poi. Ecco, ok, sembra che siamo un po' sfortunati. Qua va fuoco, per quale motivo? Perché c'è della lava. Non voglio spegnere questo fuoco per nessun motivo, perché non ci interessa.
E comunque niente villaggio, attenzione. Ah, però no, mi sembra un po' brutto che vada tutto a fuoco. Ok, no, 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 sì, lo so, va tutto a fuoco. È brutto, è brutto. Vabbè, che dobbiamo fare? Se va a fuoco, va a fuoco. Cioè, brucia foresta, brucia. No, però sembra brutto, ragazzi. C'è una cosa tipo così? Ok. Ok, no, 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 no. No, oh, io ti voglio dare una mano e tu fai così con me. No, perché io spengo da una parte e si accende da un'altra. Ok, se io faccio così. Ok, abbiamo salvato parte della foresta. Ok, attenzione, un maialino a fuoco. Un maialino a fuoco. Vabbè. E che ci fa tutta questa lava qua sopra? Mamma mia, perché? Ok, questa la mettiamo qua perché non ci serve. Ok, continuiamo. Altro zombie, altra cosa. Oh no, mamma mia, che ci sta qua in mezzo? Due Witcher. No, no. Stiamo scherzando adesso. No, no, morite, morite. Morite, no. Cioè, perché due streghe? No. Ok, però le abbiamo uccise intanto. Ok, sembra che non ci sia più nessuno. Continuiamo. Ok, però comunque ci siamo fatti un bel po' di mob. Cioè, senza mo parlando. Avete visto quanti ne abbiamo fatti? Due scheletri, ancora Witcher. Ma quanti ce ne sono? Ok, attenzione, facciamo un attimo fuori la Witcher perché ho paura delle sue pozioni che mi possa avvelenare. Oh, scheletro! Ho capito! Mamma mia, mi hai fatto una testa tanta! Ok, andiamo avanti. Chi ci sta in zona? Vediamo. Abbiamo battuto già un bel po' di Witcher. Attenzione, che ci hanno droppato? Un po' di cose. Ampolle di vetro. Una pozioncella non ce la potevi dare? Vabbè, maialino. Poi. Cosa riusciamo a fare? Vediamo, qua c'è degli, ci sono degli zombie. Ok, prima del livello 40 non si torna a casa, ricordiamocelo. Quindi un bel like solo per questo, ragazzi. Solo perché prima del livello 40 non si torna a casa, significa che non si va nel Nether. Ok, perfetto, un colpo, basta e avanza. Quindi andremo nel Nether solamente quando avremo il livello 40, quindi dobbiamo veramente darci una mossa, ma una bella mossa. Intanto la nostra armatura sta messa bene. Sì, è abbastanza resistente. Però quando ce la faremo in diamante ultra bella pompata, staremo messi molto meglio. Intanto si sta facendo giorno. Qui ci sono due creeper, non vorrei affrontarli perché so che fanno scoppiare tutto. E no, effettivamente no, perché ho affrontato tre creeper, li ho uccisi tutti e tre senza problemi, quindi basta un po' di astuzia. Ok, intanto villaggi non ce ne sono traccia. Io voglio il villaggio e non troviamo il villaggio. Ok, qua c'è un bel po' di roba. Naturalmente possiamo farci un'altra postazione di casa senza alcun problema, tanto ormai ci siamo dispersi. Quindi fin quando non troveremo, ci arriveremo a livello 40, possiamo navigare come state vedendo alla ricerca di qualcosa. Intanto di villaggio veramente non se ne vede traccia. Ok, scusami. Perfetto, grazie, grazie. Magari facciamo così. No, l'abbiamo un funghetto marrone addirittura. Wow, perfetto. Là dovrebbe essere un'altra palude, e non ci andiamo perché ci siamo già di casa in una palude. E cosa fare? Cioè, io due cose stavo cercando e due cose non ho trovato. Va bene, dai, il gioco ci sta aiutando. Intanto questo mi sembra tanto un altro canyon, vero? Ah no, no. Ok, non so perché, ma mi dava l'idea di un canyon. Wow, ci siamo fatti poco male, poco male. Vabbè, ragazzi, voi dite che sarò fortunato prima o poi? Cioè, noi ci stiamo spostando, lo vedete? Però non riesco a trovarli ancora. Vediamo un po'. Attenzione, sento qualche mob. Forse qualche sopravvissuto. Qui camminiamo sugli alberi perché così ci piace di più. Wow, veramente, guarda, cioè non camminiamo sul terreno, camminiamo direttamente sulle foglie. Oh, bella, mi piace questa cosa, mi piace. Intanto altro fungo marrone, super il fungo gigante. Vabbè, questi qua poi li distruggiamo, eh. Pa pa pa, continuiamo. Vediamo un pochino da questa parte dove siamo arrivati, perché non vorrei andare proprio oltreoceano, eh. Ok, da quella parte mi sa tanto di altra palude. Lì sicura, però non so se anche là un'altra palude. Non abbiamo neanche trovato un deserto. Che non sarebbe stato male trovare un deserto. Assolutamente.
anzi sarebbe stato molto positivo, però neanche quello abbiamo trovato. Vediamo un pochino, saliamo su questa bella spiaggetta. Oh, un'altra cosa a fuoco, attenzione, perché va tutto a fuoco? Ok, una domanda, perché va tutto a fuoco? Perché? Ragazzi, io ve l'ho sempre detto, i piromani non si fa, non dovete fare i piromani, cioè è una cosa bruttissima. Ok, andiamo avanti, vabbè, una foresta intera a fuoco, ragazzi, niente di chissà che, altro funghetto, magari poi prima o poi ce li riprendiamo. Vediamo un pochino, qua altra palude non ci interessa, buttiamoci in acqua, perfetto, perfetto. Vabbè, ragazzi, qua c'è da dedicare un paio di episodi prima di trovare un villaggio, come stanno le cose, eh? Ok, intanto si mangia perché stiamo morendo di fame, ce ne siamo accorti. Per fortuna ci siamo portati 64 bei panini. So che dobbiamo trovare cibo anche in altro modo. Comunque la foresta sta andando a fuoco. No, vabbè, io non ho che ho voglia di salvarle queste foreste, eh. Effettivamente abbiamo un secchiello d'acqua, quindi possiamo fare in qualche modo. Però effettivamente prendono fuoco perché qua c'è la lava. Però se io faccio tipo una cosa del genere, intelligente, di la verità. Aspettate. Ok, ce lo chiudiamo tutto quanto. Ovviamente esce la l'ossidiana. Ok, abbiamo chiuso quasi tutto. Ok, adesso non abbiamo più, non c'è più nulla. Ok, se io faccio tipo così, come ti spegni? Se faccio così, ok, hai visto, il resto prendi fuoco, tanto poi non ti passa, ti passa. Ok, intanto continuiamo. Non vorrei però spostarmi di troppo come stiamo facendo, perché comunque tornare poi ci vorrà non poco tempo, soprattutto poi se dobbiamo trasportare della roba. Oh, attenzione, attenzione. Ah no, sono questi qui. Pensavo di che avevamo trovato finalmente la giungla, perché effettivamente è tutta così, super alberelli giganti che non abbiamo ancora trovato, quindi niente ancora. A parte che poi abbiamo bisogno del cacao, ho bisogno di cacao, quindi abbiamo bisogno della giungla. A parte che ci metteremo di casa nella giungla, non vi preoccupate, ho già una bella idea in mente, quella che feci su un server in multiplayer per evitare l'attacco di tanti mob, no, tipo mob, scusate, degli altri giocatori. Ok, si prosegue. Ancora ci sono tante querce, questo l'abbiamo visto. Direi di spostarci un po' da questa parte adesso. Ok, direi di uccidere tre pecorelle giusto per prenderci la lana. Vieni qua. Ok, oh, pure la carne, me ne ero dimenticata. Abbiamo tre pezzi di lana. No, perché ci butto roba da buttare. Perfetto. Anche la carne, quindi buttiamo qualcosa. Diciamo, vabbè, la redstone non è che ci serve al momento. Sì, abbiamo parecchie cose inutili droppate dalle streghe, quindi un paio di drop che non ci servono. Poi le accette in più che abbiamo. Va bene, va bene. Intanto ancora altre querce in zona. Sì, sono ancora querce. Vabbè, io vorrei camminare, però più che altro sulla terra, perché nell'acqua troppo lenti, troppo lenti. Ok, intanto stiamo esplorando il nostro mondo. Oh, mucca! Ciao, mu! Mu! Non vi preoccupate, farò un macello anche di voi. Lo faremo all'allevamento. Vi voglio uccidere. Non è che stiamo tornando indietro, ragazzi, non me ne sono reso conto. Io sono sicuro che stiamo facendo il giro. Lo sapete? Mamma mia, che fortuna comunque qui, eh? Una grande fortuna, perché ero caduto, però alla fine siamo caduti. Perché io mi ricordo di questa cosa, cioè di sto coso io me lo ricordo. Quindi sono sicuro che se adesso continuiamo in questa direzione torniamo a casa. Volete vedere? Non lo so, è una cosa che penso, non che sono sicuro. Aspettate, no, forse no, forse mi sto confondendo. Ma forse l'abbiamo pure fatto un giro a 360 di gradi. Non so, non so. Qualcosa però mi dice che è così. Qualcosa mi dice che è così. Vediamo un pochino. Torniamo. Forse però sto dicendo una cavolata. Attenzione. Oh, posso salire da qualche parte? Perché là c'è la giungla. La giungla, scusa, la palude.
e noi stiamo nella palude. Secondo me stiamo così così stiamo ritornando indietro. Non so, qualcosa mi dice che è così. Vediamo un pochino, però vabbè, non mi ricordo precisamente dove sta, quindi stiamo andando un po' distinto. Ok, oh, attenzione, attenzione. No, queste frizzate proprio bruttissime. Vediamo. Ok, giriamo da questa parte. Ed è casa nostra, sta da... Boh. Ok, abbiamo detto la cavolata, ragazzi. Abbiamo detto la cavolata. Vediamo, se metto F3 ci troviamo in 1900... No, ma che sto dicendo, ragazzi? Siamo a 1900. Voi state scherzando. Ci siamo allontanati e che? Perché là è meno 2009. Cioè, per tornare a casa ci vuole la mano di Dio adesso. Cioè, ci siamo allontanati di troppo. Wow. Ok, complimenti al fatto che ci siamo allontanati. Però ci siamo allontanati fin troppo adesso. Vabbè, qual è l'importante? Cioè, qual è il problema? Cioè, adesso la cosa importante è trovare un villaggio. Cioè. Quindi io direi, ragazzi, che purtroppo per questo video è tutto, senza tante conclusioni. Abbiamo ucciso tanti mob anche per recuperare quello che avevamo fatto l'altra volta. Io direi che per questo è tutto. Continuiamo, ragazzi, fatemi sapere in un commento, intanto mettete un bel like, se andare verso quella montagna e innalzarci o andare verso quella specie di foresta. Ok, sta a voi la decisione, o montagna o foresta. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!